Chiuderei però con Gianluca la notizia della sera. Grazie, voglio subito iniziare col dire che all'interno della Lega si sono create delle alleanze contro la Tovama. La Tovama, nonostante l'ultimo campionato, è sempre la squadra da battere, per cui, essendo la più temuta, hanno ben pensato i presidenti Izzo e Romano di iniziare subito con una campagna denigratoria nei suoi confronti, cercando di destabilizzare l'ambiente. Ma partiamo subito con la raffica. La Real Marano, che sembra proprio di voler confermare a centrocampo Hamsik e il Papu Gomes, con in prospettiva l'innesto di Perotti e chissà quale altra novità. Voglio dire una cosa poi sul presidente Giusti, che si è opposto energicamente alle decisioni prese dalla Lega circa il regolamento del calciomercato. Infatti chiede a viva voce il ripristino del mercato libero. Passiamo subito alla Tovama. Dicevamo che l'ambiente è caldo, addirittura nella sede del ritiro partono indiscrezioni circa le note vicende che stanno colpendo il presidente Negro. Le alzate di mano non si contano più nel gruppo, sono da intendersi chiaramente censurabili. Dicevo, il presidente Negro sembra che stia per preparare un ricorso alla Lega perché gli vengano rilasciati i permessi per l'apertura del museo. Passiamo velocemente al ritorno della Cicciano, che ha messo in atto delle azioni provocatorie nella speranza poi di trovare validi alleati. La sua strategia, ormai si è capito, sta più a creare disordini che interessarsi alla rifondazione della squadra. La new entry in Napolandia sta lavorando in silenzio, infatti rare sono le apparizioni del presidente Fusco. Chissà che cosa ci riserverà in fase di mercato. I presidenti della Neapolis, dello Skassenal e del Torretta, intimoriti, non sono riusciti a reggere la pressione, hanno subito gli affondi del duo Izzo Romano, costringendoli ad abbandonare il gruppo. La 268, con il suo presidente Scudiero, sta pensando ad un nuovo stadio, addirittura da Angri sta pensando di spostare lo stadio al Modena Park, anche grazie all'aiuto del suo tifoso per eccellenza Vasco Rossi. Il presidente Iovino cerca di mantenere unita la Lega lottando su più fronti e sta pensando seriamente di penalizzare in qualche modo i più riottosi. Procede bene il ritiro invece organizzato anche quest'anno nel Salento da Pandemonium. Il presidente Leo Manni sa bene che in questo periodo è meglio organizzare la squadra al mare. Per altri aggiornamenti ci sentiamo prossimamente.